torna a Roma la Fiera Internazionale della Canapa, Canapa Mundi, giunta alla 6ª edizione. Sostenibilità, agricoltura, campo tessile e benessere tra i numerosi orizzonti di questa pianta sempre più in espansione. 3 giornate per conoscerne proprietà e usi alla Fiera di Roma. Coltiviamo canapa da 6-7 anni, ci concentriamo principalmente sulla produzione del seme per ottenere olio e farina con la quale poi realizziamo pasta, pane, pizza, prodotti da forno. E quest'anno presentiamo in fiera anche della farina di grani antichi. Perché la farina di grani antichi alla Fiera della Canapa? Perché questo grano è stato coltivato su un campo dove per 3 anni abbiamo fatto canapa e abbiamo così ottenuto degli ottimi risultati sia per quanto riguarda la resa sia per quanto riguarda la qualità del grano. E che diciamo, è venuto fuori un grano privo di qualsiasi problema, patogeno, e successivamente l'abbiamo molito a pietra, abbiamo ottenuto della farina. La canapa, cosa cercano i consumatori online con riferimento a questa pianta? Allora, gli utenti online sono già molto evoluti e sanno parecchio della canapa, infatti cercano online query, ricerche associate a canapa e relativa patologia, per esempio canapa per contro lo stress, canapa terapeutica, addirittura per le rughe o anche per malattie più serie. Noi abbiamo redatto questo studio che è uno studio che vuole indagare proprio da una parte le ricerche che vengono fatte online da parte degli utenti e quindi capire il bisogno, perché ripeto, quello che l'utente scrive sul motore di ricerca non è solo una parola chiave, è un bisogno che va intercettato. E dall'altra abbiamo messo insieme queste informazioni con le tendenze di ricerca, ovviamente sempre online, e abbiamo creato una survey con Google Consumer Survey, nella quale abbiamo chiesto agli utenti, a circa 1000 persone, 6 domande diverse per cercare di capire realmente che cosa cercano poi dai contenuti che appaiono online, ma soprattutto che cosa cercano in merito alla canapa. La nostra azienda praticamente si occupa di sfruttare la canapa come veniva usata dai nostri avi, praticamente. La canapa noi umani la conosciamo da migliaia di anni e le proprietà della farina sono ampiamente riconosciute, con antiossidanti, tutti gli amminoacidi, ha la giusta rapporto tra omega 3 e omega 6 e noi abbiamo voluto sfruttare, diciamo, la farina proponendo una nostra linea di prodotti alimentari dal dolce al salato e amplificando quelle che sono le nostre radici pugliesi, quindi taralli, tarallini e poi ciambelle, ciambelline con frutti bosco, cocco e menta, nonché gocce di cioccolato. E poi una novità di quest'anno, abbiamo unito la canapa con curcuma e zenzero, quindi abbiamo unito le proprietà della canapa con le proprietà della curcuma e zenzero, tirando fuori un prodotto veramente buono da mangiare come snack. Rappresento questa ditta, la Compagnia delle Erbe, che fa tutta una linea di cosmesi a base di olio di canapa. E l'olio di canapa è molto famoso e importante per la bellezza della nostra pelle, perché è ricco di vitamine, di omega 3 e omega 6, e quindi è un antiossidante, elasticizzante, e aiuta quindi a mantenere la pelle elastica e giovane. Quindi ve li consiglio vivamente.